Sono 6 milioni gli italiani che sono iscritti nelle liste dell'AIRE, per oggi, per loro oggi arriva una novità importante, una collaborazione tra il gruppo FS e la Farnesina, è così? Sì, sono quasi 7 peraltro, quindi è un po' di più. È un accordo importante perché da una parte noi andremo a favorire l'applicazione di sconti per chi utilizzerà i nostri treni per tornare in Italia. Ci saranno altre agevolazioni per pacchetti che possono essere utilizzati e anche estensibili alle famiglie, quindi direi è sicuramente un passo importante a favore dei nostri concittadini e per permettere loro di tornare a visitare il proprio paese di origine. Riteniamo che poi promuovere anche questo tipo di soluzione consenta a noi e al paese di far apprezzare anche tutte le altre destinazioni, non solo quelle coperte direttamente dall'alta velocità, ma anche le destinazioni meno grandi ma molto belle, quali sono appunto le vallate, i paesini, che sono al di fuori di un circuito classico, ma che attraverso una combinazione tra alta velocità, treni regionali e anche autobus, laddove necessario, consentono a chi viene di apprezzare il bello del nostro paese. Anche perché cresce la voglia di treno dal punto di vista turistico. Non c'è dubbio, poi sono un veicolo commerciale di sviluppo importante perché sono colleghi che a loro volta sono inseriti in un tessuto sociale, economico e possono anche loro indirettamente fare promozione. Oggi abbiamo siglato questo accordo con la Farnesina che ci consentirà di avere accesso alle nostre ambasciate e ai nostri consolati per promuovere sia questo pacchetto di soluzioni ma anche l'utilizzo del treno come veicolo per poter apprezzare il nostro paese.